Benvenuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo in questo piccolo corridoio che porta proprio, la vedete in alto, è l'Immacolata, un punto dove Padre Pio, prima di uscire dal convento, andare al refettorio, si fermava, sostava qui, una piccola preghiera, un punto dove lo ha visto protagonista in una colluttazione contro il demonio. Qui oggi vogliamo raccontarvi di quello che ha vissuto Leo. Vedete in sovrimpressione questo indirizzo di posta elettronica dove poter condividere le vostre esperienze, la vostra storia con Padre Pio. Leo Albano, residente in provincia di Napoli, ci scrive per condividere questa sua particolare e personale esperienza, proprio spinto dalle numerose testimonianze che ci arrivano. E allora, anni fa, quando Leo era ancora adolescente, sua mamma sogna di percorrere un corridoio bianco con lui. Davanti a loro c'è Padre Pio, anziano, sereno. La mamma di Leo, colma di sorpresa e di gioia, esclama: «Padre Pio, Padre Pio, guarda Leo, c'è Padre Pio!» Allora il santo si volta con molta calma, risponde: «Ma che vuoi?» La mamma subito replica: «Scusate padre, volevo una benedizione per mio figlio», e presenta appunto Leo, spiegando che è stata una gravidanza ottenuta a 45 anni. Dal nulla appaiono delle sedie, una delle quali di vimini, su cui Padre Pio poi si siede. Leo, sua mamma, iniziano a dialogare amabilmente con Padre Pio, anche se la mamma non ricorda i dettagli di questo dialogo. Sa che Leo parla con Padre Pio dei suoi sogni e delle sue aspirazioni, e alla fine del colloquio Padre Pio conclude dicendo: «A stu guaglion ci devo dare una bella cosa», e inizia a cercare qualcosa nella scrivania vicina. Il sogno finisce qui, lasciando così Leo con i brividi ogni volta che lo racconta, e lo ha fatto anche quando ci ha scritto questa email. «Non so se conta come esperienza, ma la tengo come un tesoro personale», confessa Leo, nonostante non sappia cosa fosse quel regalo che ha promesso Padre Pio. Leo sente che questo sogno ha avvicinato sia lui che la mamma alla fede, alla preghiera del Santo Rosario, anche se ammette di dover ancora migliorare.